Il programma è offerto da... Il nostro viaggio oltre il confine dell'inspiegabile continua. In questa puntata la nostra Sabrina si è unita alla compagnia di ricerca, capitanata da Marino Fantuzzi, per esplorare il castello del Capitano, un edificio situato a Terra del Sole, una cittadina a meno di 10 km da Forlì. Marino Fantuzzi e la compagnia di ricerca hanno già visitato questo luogo in passato, soprattutto per il crollo di una parete nelle cantine che ha rivelato una serie di cunicoli finora sconosciuti. Io sono già venuto un'altra volta, qui c'erano un'ottantina di persone, abbiamo assistito tutte le cose veramente a parte inquietanti. Durante le indagini al castello, la strumentazione sembra essere stata più volte stimolata da un qualche tipo di energia, forse la stessa che ha sconvolto Sabrina, protagonista di un'esperienza mai vissuta prima. Ci sono delle entità nel castello del Capitano? E se così fosse, cosa hanno lasciato in sospeso di così importante da non riuscire a staccarsi da quel luogo? È la vittima di una di queste persone. Ben ritrovati con Oltre Confine, la trasmissione che vuole spiegarvi un po' questi fenomeni paranormali che a volte ci accadono, ma a volte possono anche non incontrare il nostro cammino. La nostra clip introduttiva di Stefania Giacco appunto ci ha lasciato con una serie di domande a cui io ovviamente non risponderò, ma lascerò che lo facciano i miei graditissimi ospiti. Allora abbiamo la nostra amica Sabrina Zanotti. Ciao. Ciao, sensitiva, ovviamente ci hai già spiegato nelle altre puntate che cosa vuol dire. E ospite di questa puntata è Marino Fantuzzi, sensitivo anche lui, ma tu sei a capo della compagnia di ricerca. Sì, è una compagnia, sono una serie di persone che cerchiamo di scoprire quello che può nascondere il visibile e l'invisibile, quindi ci documentiamo per dare delle risposte dove è possibile a tutti effetti, non effetti, cose strane, cose meno strane che succedono all'interno di luoghi, castelli, ville. Ovunque. Esatto, perché proprio la puntata di oggi si incentra un po' su queste presenze, su queste memorie residuali che ci sono in molti castelli italiani, magari neanche sappiamo l'esistenza proprio di queste presenze in molti di questi castelli. Voi ne avete visitati alcuni. In questa puntata ci occuperemo in particolare del castello del Capitano, che è a Terra del Sole, in provincia di Forlì. Allora, perché abbiamo scelto proprio questo castello del Capitano? Lo chiedo a Marino. Che cos'ha di particolare? Beh, come tutti i castelli, racchiudono delle leggende. Poi le leggende prendono sempre più piede fino a che non si manifesta anche qualcosa all'interno di questi castelli. Quindi diciamo che la gente anche che o ha delle sedie all'interno di queste locazioni o altro incomincia a sentire manifestarsi qualcosa, quindi ci chiama e noi interveniamo per capire un attimino, come dicevo prima, quale potrebbe essere l'origine di questo fenomeno. Quindi parte tutto dall'esperienza della gente. Sì, adesso questo castello qui poi si vedono delle ombre attraversare i corridoi, la gente si sente osservata, quindi poi nel fare i lavori nelle cantine sono venuti fuori dei sotterranei, degli ambienti che non conoscevano, quindi dimostrazione che ci può essere del mistero ancora racchiuso nel mistero stesso del castello. Ecco, tu Sabrina sei andata con loro e hai avuto un'esperienza molto particolare, però la vedremo più tardi nella nostra trasmissione. Volevo chiedervi, in particolare a Marino, come ti sei avvicinato a questo mondo? Perché tu mi raccontavi un po' fino a qualche anno fa, sì, potevi crederci, però non avevi avuto un'esperienza diretta. Sì, diciamo che la mia chiave di volta è stata
la scrittura di un libro. Io ho scritto un libro, un romanzo che... Diciamo come si chiama anche. Va bene, La prima di ogni quinta luna. È un romanzo che si ambienta comunque nell'Emilia Romagna. E a seguito di questo ho avuto accesso ai castelli, soprattutto castelli chiusi al pubblico, perché avevo bisogno di una certa documentazione per poter scrivere eventuali particolari di questo testo. Quindi passavo giorni e notti anche chiuso da solo all'interno del castello castelli, e da lì ho iniziato prima a percepire dei rumori, poi dopo a sentire qualche bisbiglio, poi piano piano, io faccio anche fotografie, piano piano i bisbigli sono diventati delle parole. Dalla macchina fotografica sono usciti degli scatti molto interessanti, quindi ho iniziato a capire che ci poteva essere qualcosa di molto più tangibile attorno a me. E da lì, tutti i giorni, diciamo che percepivo sempre di più, sentivo sempre di più, avevo un'idea che quello che avevo attorno mi parlasse, avesse proprio bisogno di parlare. Quindi mi sono documentato, ho fatto tutte le ricerche del caso, mi sono accorto che può esistere questa tipologia di antenna, come siamo delle antenne che riceviamo, e diciamo che è stato un crescendo. Sì, invece continuo. Sabrina, tu come ti sei avvicinata più o meno alla visita di questi castelli, a queste presenze che ci sono? Soprattutto, qual è la tua esperienza, una delle tue esperienze? Ai castelli un po' per curiosità. Poi appunto avendo conosciuto Marino che si reca spesso in questi luoghi, ho detto perché sei no? Sei fatta accompagnare, ecco. Qualche caso ci deve sempre essere. Appunto. Poi insomma nelle conoscenze c'è sempre un cerchio che poi ci si ritrova. E quindi niente, ho avuto questa forte esperienza in questo bel castello. Marino, spiegaci bene. Quando avete la segnalazione dalle esperienze delle persone, vi chiamano e vi dicono: guardate, noi abbiamo qualcosa lì che non ci quadra in quel castello, c'è qualcosa che vorremmo approfondire. Ecco, voi cosa fate? La prima cosa che fate? Sei stata molto tranquilla. Solitamente quando ci chiamano sono... Se vuoi ti faccio la chiamata della persona terrorizzata. Sono spaventato in un modo che... I tuoi toni sono molto molto pacati, anche perché per una buonissima percentuale ti telefonano quando ci sono manifestate delle cose grosse, quindi dei rumori veri e propri, delle parole, si sentono chiamati, si spostano gli oggetti. Quindi quando si arriva a quello, una persona che può avere una conoscenza o non conoscenza di cosa possono essere questi fenomeni, è ovvio che ci chiama. Comunque sono tutti spaventati. Sono spaventati perché giustamente non conoscono. Una volta che tu percepisci e conosci quello che potrebbe essere la richiesta che loro ti fanno, perché fondamentalmente loro cercano di comunicare in un modo che potrebbero comunicare magari in un altro modo, però ci sta che loro vogliono comunicare, la gente che si trova davanti a questi fenomeni rimane un pochino spiazzata, quindi noi interveniamo e ci vogliono giorni, notti di appostamenti con le nostre attrezzature, cioè non è che ricordiamo si va, non sei da solo, hai tutto un gruppo di persone che lavora con te, quindi non è subito facile andare là e cercare di beccarlo subito in poco tempo, quindi si sta giorni, si sta notti, si mettono attrezzature di vario genere, sia fotografico che audio che video, poi dopo diciamo in un lasso di tempo che può essere di 2-3 giorni / notti andiamo a vedere un pochino qual è il prodotto. Dopo c'è tutto il lavoro post produzione che è infinito e ci rendiamo conto se effettivamente qualcosa di anomalo c'è. È un lavoro di tanta pazienza. Tanta pazienza. Tanta pazienza, e soprattutto bisogna vedere anche come lo si fa questo lavoro, perché molte volte ci troviamo davanti, poi insomma documenteremo anche con i nostri filmati che faremo vedere, ci si trova davanti a situazioni che possono essere opinabili, come tu avrai anche riscontrato nella tua esperienza. Assolutamente, assolutamente. Infatti, cercai di capire cosa è vero e cosa infatti, non è vero. Questo è uno dei due problemi che noi affrontiamo tutti i giorni. Cioè, due in senso. Uno questo, cioè, difficilmente si ottiene dei risultati, però quando si ottengono si devono calcolare tutte le situazioni che c'erano in quel contesto, se potevano essere dei riflessi, se potevano essere qualsiasi tipo di cosa. Quindi è un lavoro nel lavoro. E poi
vedere se quello che noi abbiamo percepito e visto e fotografato è effettivamente quello che poi la persona per cui ci ha chiamato. Quindi è tutto un insieme di cose, che può darsi che il lavoro non sia finito sempre lì. Ma capisco anche la gente, perché purtroppo ci scontriamo noi come gruppi con tante persone che dalla sera alla mattina prendono due attrezzature e vanno. Ci vuole del lavoro. A parte il lavoro, ci vuole anche del rispetto, soprattutto del rispetto. Quindi ci troviamo di fronte a volte alle persone che sono spaventate perché uno è andato, un altro è andato, ha fatto il brigato, causando più casino che il resto. Quindi è sempre difficile convincere la persona che il risultato che abbiamo ottenuto è veritiero. Noi ce la mettiamo tutta, noi piuttosto che niente preferiamo non far vedere nulla. Assolutamente sì, noi faremo vedere parte del tuo lavoro e faremo vedere l'esperienza che hai vissuto tu direttamente, un'esperienza particolare. Forte. Ma la vuoi rivedere? Sei sicura? Molto forte, la prima volta, mi dicevi. La prima volta che ti è capitato così forte. Io però andiamo un attimo in pausa e vediamo dopo tutto questo che vi abbiamo appena annunciato e l'esperienza forte che ha avuto Sabrina. A dopo. Eccoci ritornati a Oltre il Confine. Vi avevo annunciato questa clip che appunto manderemo tra poco, questo contributo breve purtroppo, perché avremmo voluto mandare tanto altro, ma i tempi televisivi sono questi. Questa esperienza che hai avuto proprio tu, Sabrina. Un'esperienza molto forte, un'esperienza che mi ha anche un po' segnato, perché ogni tanto ricordo adesso. Io ricordo solo il primo pezzo. Allora lo vediamo, non anticipiamo nulla, sì. Vediamo quello che ha vissuto appunto Sabrina al Castello del Capitano a Terra del Sole. Non sto nervosendo, non so perché. Via! Ma se sei così forte da poter fare quello che stai facendo a Sabrina? Dici soltanto perché? Eravamo 21, siamo passati a 26 gradi. Eravamo 21. Via! Via! Tra 25, se infatti sta frescando. Come fate? Ecco, ritorniamo in studio. È stata un'esperienza molto forte, Sabrina. Le immagini parlano da sole, però riesci a ritornarci su, a raccontarci un po' quello che hai vissuto? Allora, ricordo quando siamo scesi tutti. Ci siamo seduti su questa scalinata e quello che ricordo io subito mi è successo di sentire in voce diretta dentro di me una vocina infantile, quindi di bimbo, di bimba, che chiedeva aiuto. E, come quando canalizzo io,
senza la minima paura, ho chiuso gli occhi e ho visto porgermi la mano, proprio come per dire aiutami, cercare la mia mano, scusa. E io ho girato il palmo della mia mano come per ti sto aiutando. Da lì mi sono rivista dopo, perché io proprio da lì non ricordo più nulla. Perché noi vedevamo proprio che eri in un momento in cui non c'eri e piangevi. Evidentemente, cioè riguardandolo, ho vissuto le paure di questo bimbo o bimba, questa forte paura e che secondo me era riportata verso il padre, sì. No? Perché quello che ricordo sono solo le due figure, no? Quindi questo bimbo e quest'uomo alto con una specie di nervo, hai presente un frustino, un sì, nervo, sì. No? E quindi ho avvertito, ho detto, ecco la paura. Capito, del lui piccolo. Ti chiedeva aiuto, ma avete ricostruito una sorta di storia intorno a queste presenze che sentivate? Ho chiesto poi appunto a Marino, dopo, rivedendola, come mai io ho visto un bambino, perché non essendo mai stata, e questo, tra virgolette, castellano, questo uomo nero, non lo so, e appunto Marino, continua tu. Dalle immagini è una cosa, essere lì quella sera è stata tutta un'altra atmosfera. Sì, diciamo che il collegamento che faceva lei al bambino, di questa persona anche adulta, l'avevo già riscontrata io precedentemente, sempre all'interno del castello, quindi ha percepito quello che io ho sentito in un'altra occasione, perché lì, in quel contesto, in quel vano, è stato chiuso una persona, è stata chiusa, non potevo uscire, incatenata in quel sottoscala. Quindi questo già lo sapevate voi o l'avete, diciamo, capito in quel momento? Io c'ero già stato, lo sapevo già, però l'abbiamo ricanalizzato, quello che lei non poteva saperlo, quindi quello che lei ha sentito è effettivamente vero, perché l'avevo sentito io qualche settimana prima. Quindi ha ragione, lì sotto non c'era solo un contesto di una entità, un'anima, ma era una serie di anime che chiedevano aiuto. È stato sconvolgente, perché essere lì e vedere questo tipo di reazioni che tu hai, come forse dicevo prima, bisogna saperle dosare, bisogna saperle interpretare, bisogna saperle prendere, bisogna saperle ragionare, risolverle, non è facile, perché un'incorporazione, una canalizzazione di questo genere può dare dei problemi. Ecco, appunto, voi avete nominato canalizzazione e incorporazione, ci potete spiegare cosa sono, quali sono le differenze? La canalizzazione e l'incorporazione può essere di vario genere. Quella che ho io si sviluppa in questo modo. La canalizzazione, praticamente io rimango in quel contesto, poi mi arriva giù delle informazioni, delle frasi che io automaticamente dico, eventualmente posso anche scriverle, sarebbe meglio che le scrivessi, perché una volta che canalizzo io non mi ricordo cosa dico. Quindi sono messaggi che arrivano diretto alle persone che ho davanti o chi c'è, ma io non ricordo. Invece la incorporazione è un qualcosa che mi tocca in maniera molto più brutta, perché praticamente io vengo posseduto, quindi sento come se l'energia entrasse dentro di me, io cambio anche la fisionomia del corpo, degli occhi. Abbiamo anche un video fatto con il mio gruppo di compagnia di ricerca, dove la mia temperatura scende talmente tanto che il mio corpo arriva a 7 gradi. Ecco, infatti parliamo anche della temperatura. Abbiamo visto poi nelle immagini che c'era uno strumento proprio, certo, che rilevava la temperatura in quel momento, quando Sabrina ha avuto questa esperienza particolare. Sì, sì. Se ci potete spiegare che cos'è? Sì, adesso come in questo contesto, dall'apparecchio che avevamo, c'è stato un picco di 3-4 gradi a scendere in giro di un niente, poi dopo è ritornato a posto alla temperatura che avevamo quando siamo arrivati nel sottoscala, una volta che si è liberata l'entità da Sabrina. Ma c'è una spiegazione scientifica a questa cosa, anche
per mezzo di questo strumento. Sì, per parlare in maniera molto semplice, loro venendo dall'aldilà, la temperatura che hanno loro è molto più bassa rispetto alla nostra, quindi quando loro vengono di qua si portano dietro o rimangono in quella temperatura. Voi l'avete potuto rilevare lì perché eravate in un castello dove non ci sono altri tipi di, no, assolutamente, di fonti. Ecco. Assolutamente, anche lì meglio ancora di altri, perché eravamo proprio in un sottoscala, perciò non c'era finestre, non c'era passaggio di nessun tipo di correnti, perché eravamo proprio in un vano isolato che non faceva testo con tutto il contesto della cantina dove eravamo. Ecco Sabrina, per te era la prima volta. Sì. E, cioè, tu l'hai vissuta in un modo che poi abbiamo visto, non ti era mai capitata una situazione, no, forte del genere? Così? No. Altre volte sì, a casa, ma in una maniera tra virgolette più dolce, insomma, no? Canalizzare e andare in questa, io la chiamo transvigile, quindi che posso a volte anche sentire le altre persone che sono vicino a me o chi mi pone delle domande. Come diceva Marino, posseduto, mi viene da ridere, perché poi c'era una persona sopra che ci aspettava, che quando mi ha visto salire è rimasta così, perché dice... Quindi non vieni più con noi? No, vengo. Tengo la mano. Vengo. Tengo la mano. Però ti inizio a fare così. Ti tengo la mano, dai. No, perché se avete paura voi, no, adesso le persone a casa mi... Ma anche così, riguardandolo, non ho provato paura. Mi ha solo spaventato, non so se si è visto, ma presumo di sì, riguardandolo, l'orecchio destro aveva due colori, uno viola, color del morto, e uno... Il tuo orecchio destro. Il mio orecchio destro, ma dove io in genere canalizzo molto di più. Ci può stare sul discorso delle temperature che dicevo prima. Se la sua canalizzazione, la sua porta che gli permette di accedere alla loro dimensione è quella, è possibile che sia una temperatura diversa, quindi abbia portato l'orecchio a una temperatura diversa dal tuo solito, e avvicinandola molto a quello che ha detto prima, al morto. Quindi una volta usciti dal Castello del Capitano siete tornati arricchiti ulteriormente, comunque avete verificato che queste cose cui si parlava erano reali. Non mi permetto di... Poi voglio dire, visto... l'attrice non l'ho ancora fatta e spero, penso che non la farò mai, però sinceramente interpretare una cosa del genere fasulla lunga da me, come ho spiegato anche altre volte. Non è possibile, perché le apparecchiature... Appunto. Parlavano. Allora io purtroppo devo interrompere qui il nostro momento, però ce ne saranno altri, ve lo prometto. Io devo salutare anche i miei ospiti, saluto Sabrina Zanotti e saluto Marino Fantuzzi, che ricordiamo anche lui sensitivo e è a capo della compagnia di ricerca, che salutiamo, sono tante persone che lavorano a questo progetto. Io vi ricordo la nostra mail a cui potete scrivere per qualsiasi cosa, oltre i confini della conoscenza, @gmail.com. Grazie per averci seguito. Il programma è stato offerto da